Un derby sentitissimo, quelli in scena a Mazzola di Sant'Arcangelo tra Nuova Fita e Pietracuta, pubblico delle grandi occasioni, colorato di bandiere rosso-blu e giallo-blu sventolate da gruppi formati da giovani tifosi che saranno protagonisti, forse anche troppo, in alcune colorate esternazioni. I padroni di casa protestano per una direzione arbitrale non esule da colpe su alcune decisioni come l'espulsione al proprio allenatore mugellese, apparsa incomprensibile. Il Pietracuta d'altro canto vince perché dimostra la propria forza, è un momento positivo che prosegue con alle porti recupero con Reno che potrebbe lanciare la squadra di Fregnani al secondo posto in graduatoria, cosa non scontata se si pensa che l'obiettivo rimane una tranquilla salvezza. Nel Nuova Fita debutta l'ultimo arrivato, il difensore Mosconi, ma veniamo alle immagini del match, gara che vide in avvio questo brivido con il pallone recuperato dalle Ardini. La prima azione vera però porta alla firma di Fratti, colpo di testa, botta sicura con una paratona sulla linea di porta ad opera di Battani. Gli ospiti vanno vicini al gol con la punizione di Enchisi che viene sporcata dalla barriera e di conseguenza c'entra il legno superiore della porta difesa da Battani. A Tosi di testa non riesce il tapin vincente. Battani viene chiamato nuovamente in causa su una nuova punizione di Enchisi che questa volta giunge a destinazione in bocca al portiere. L'ultimo arrivo in casa gialloblu, Mosconi deve sventare così questo pericolo, ma da conseguente corner il Pietracuta passa. Passaggio corto a cercare Fratti, tiro a giro indirizzato nell'angolo lontano di Battani per l'1-0 del Pietracuta. In tribuna sventano le bandiere rosso-blu. In Nuova Fete alla forza di rispondere già nell'immediato, qui il tentativo a cura di Gori è debole mentre la punizione affidata a Muratori si alza sopra la porta difesa dagli Ardini. Sull'altro fronte Bruma servito a rete centra il secondo legno di giornata, gli animi si accendono, Capitan Rinaldi riceve un secondo giallo per una spinta all'avversario, Nuova Fete ha dunque in 10 unità, squadra riposa sullo 0-1. Nella ripresa il Pietracuta dilaga, Fratti all'ottavo centra la doppietta personale direttamente da calcio piazzato, iniziano le invenzioni del direttore di gara, qui assoluto protagonista nell'ammonizione e nella successiva espulsione al tecnico del Nuova Fete a Mugellisi. A questo punto il Pietracuta prende il largo e Enchisi in contropiede centra il terzo legno di giornata sulla ribattuta, Fratti indovina l'angolo vincente trovando il tris. Il Nuova Fete risponde con la punizione di Narducci deviata in corner dall'ottimo Leardini, ma sul versante opposto il Pietracuta ottiene addirittura la doppia superiorità numerica per l'espulsione rimediata a Paolo Gori per un fallo su Fratti. Della punizione se ne occupa sempre Bomber Fratti con la sfera deviata in corner. Nei minuti finali gli ospiti arrivano al poker, in contropiede scontro tra Fabbri e Battani, l'arbitro non ha dubbi, decreta il penalty che Tomasini sigla per lo 0-4 finale. La punizione di Bargellini serve solo per i titoli di coda, un match giocato a senso unico in fatto di occasioni da parte del Pietracuta con un Nuova Fete orfano di diversi titolari ma che si dimostra troppo nervoso.